uscire in settimana. Tu li addirittura adesso andando in giro, chiede addirittura di pescare in giro. Secondo te è possibile che tu sia anche essere possibile così. Secondo me non c'è bisogno di conoscenza di carte federali. Dopo quello che ha dato negli ultimi due anni in federazione può succedere di tutto. Fiorentina dopo. Quindi certo. Questo che effettivamente con quello che è successo portare il potente in C2 e la Juve sta con C2, ma tutto dipende dagli accordi che saranno dall'A, dalla B, dalla C. Più spazio c'è sopra, più segreto. Tutto dipende dalla rigidità all'atto dell'iscrizione dei bilanci. Gli accordi che faranno se fa sono molto rigidi, non sa nessuno a quali dice. Ma se sono elastici, come sono sempre stati, allora ci fanno, però io penso che Potenza alla fine insieme a qualcuno, io mi auguro che qualcosa della campana venga ripescata. Però comunque C2 fare il salto è un po' difficile. Allora Antonio, volevo fare i complimenti a Checco Incendi che è il capo cannoniere del girone G. Hai sommato le due. 22. Con 12 gol e Monaco con 20 gol, perché oggi Ciro Monaco ha segnato ben 4 gol, quindi Ciro Monaco è il vice capo cannoniere. Quindi... Sì, allora subito l'arrembaggio della squadra delle Vespe di Castellammare, c'è subito il gol con Castaldo che sfrutta meglio come un falco, una corta respinta del portiere prossimo della squadra. Bravo l'attaccante Sabiese a mettere le commenti. Sì, grande questo. Bravo anche Luca, le immagini di Luca, bravo. Purtroppo diciamo c'erano tantissime persone in tribuna stampa, quelli di televisione, addirittura 100 persone, quindi diciamo gli spazi erano abbastanza ristretti. Mi pare che è andato tutto per il mente. Sicuramente sì. Anche Sabatino era venuto a basso, veramente eccezionale, complimenti ragazzi. Io per lui hanno fatto il guarda bene. Questo è il gol del pareggio, bellissimo gol comunque questo. Quello è brigante mi pare, dove è stato? Questo è impressione moltissimo, comincia a trovare sì, è uscito, è entrato al posto di Dina la mezz'ora del primo tempo. Lo vediamo ancora. Dina è uscito per infortunio. Sì. Però stava ieri il difensore stava decisivo. Non ha fischiato, non l'ha presa ma ha preso la gamba dell'avversario. Attenzione, vediamo un attimo queste riprese lunghe se riusciamo a capirci. Questo è il calcio di rigore, sì. Calcio di rigore. Guardi, la segna di rigore. Non si è visto poi. Siamo le persone che fanno. La è difficilissima. Indubbiamente. Stringendo. Entrare fortissimo, vai. E quindi questo è il gol che vale. Questa è la trasformazione di un genio, questo è il quadro che deve saltare sotto la curva e poi i tifosi, la curva, le mie spalle che... Sì, bravissimo. Tu l'hai seguito per un anno intero a San Giorgio al Cremano? Perché vivendo a San Giorgio, infatti, ho visto...